Ieri sono usciti i dati Istat e nessuno si è accorto, perché parliamo di Fedez, di quello che ha detto la Meloni, del confronto TV, che l'Italia è in una situazione davvero pre-rivoluzionaria, cioè c'è un rischio per la democrazia, non è il premierato, è questa situazione. Perché? Perché il potere d'acquisto dei salari è sceso di 4 punti e mezzo in 10 anni, la partecipazione politica è scesa di quasi 20 punti, 15 punti e rotti. La situazione della povertà derivante dall'inflazione è aumentata a dismisura. E di questo non si parlerà, sapete perché? Perché sono questioni strutturali. Non si parlerà di come, per esempio, la contrattazione collettiva nazionale, così come ha fatto, ha depresso tutti i salari, perché non li ha differenziati su tipi di aziende, aziende che vanno benissimo, aziende che vanno male, li ha depressi tutti. Del salario minimo non si discuterà. Di come elevare 40 miliardi di spesa sanitaria privata a queste persone, 4 milioni non si curano proprio più. Non si parla più di niente che ha una struttura, perché? Perché in tutto l'Occidente il dibattito pubblico è un dibattito sulla cronaca, non è mai sulla sostanza della politica, perché quello che bisogna fare in politica è tutto complesso e lungo e i tempi della comunicazione sono brevissimi, un secondo. E in questo conflitto c'è la crisi delle democrazie. Se noi non risolviamo questo conflitto, a un certo punto qualcuno sovvertirà le democrazie, anche in Italia. E non lo farà, ripeto, con il premierato, né aiuta a fare una manifestazione il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, contro il premierato. Lo sovvertirà l'incuria rispetto alle questioni di fondo che si risolvono con un lavoro serio, lento, e che determinano le aspettative. In una democrazia, quando le aspettative sono disastrose, l'80% degli italiani pensa che siamo in un declino irreversibile, la democrazia è a rischio. Azione è nata per questo. E su questo cercheremo di tenere il dibattito, per quanto difficile possa fare. Su Fedez non risponderemo.